sta succedendo che mediaticamente è più facile raccontare le cose di dibattito e che non vanno rispetto alle cose che vanno, quindi mi pare curioso che si possa mettere esclusivamente in evidenza dove ci sono dei problemi, delle discussioni, dei punti di vista diversi, come è anche importante che ci siano, ma non si valorizzino per esempio che noi andiamo a chiudere 4 congressi provinciali su 5 in maniera unitaria. Credo che sia un passo in avanti rispetto al passato enorme per il Partito Democratico, e capisco pure che i mezzi di comunicazione hanno difficoltà a raccontare le notizie positive rispetto alle questioni di dibattito e di discussione, però sta di fatto che noi 4 congressi provinciali su 5 si chiudono unitariamente, e vi invito anche a vedere la classe dirigente che ne esce fuori, che dovrà governare il partito a livello territoriale. Esce fuori una classe rigenerata, nuova, delle giovani e delle donne, degli uomini di nuova generazione con profili straordinari e innovativi che possono dare una mano nel rigenerare e nel rilanciare il Partito Democratico dal basso. Quindi valorizzerei quello, nei prossimi giorni ne esalteremo i profili anche attraverso i mezzi di comunicazione, perché quando finirà tutto il percorso congressuale dei provinciali noi avremo oltre 400 persone di nuovi dirigenti, di nuova generazione impegnati nelle assemblee provinciali e cittadine. A quelle seguiranno i congressi di circolo, oltre i 400 circoli che faremo entro metà marzo. Insomma, ci stiamo uscendo piano piano, anche con fatica a volte, come diceva lei, però stiamo uscendo piano piano da questa lunghissima e tormentata fase commissariale. Ecco, uscire dalla fase commissariale significa fare i congressi a tutti i livelli, e piano piano lo stiamo facendo. Era il nostro obiettivo e continuerà a essere il nostro obiettivo nelle prossime settimane, per poter poi iniziare con l'attività politica, per poter poi continuare col rilancio dell'azione politica. E anche la candidatura a segretario provinciale sarà unica a Catanzaro, al pari di Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, e mentre a Cosenza ci sono 2 candidature, che anche quello lo vedo come un elemento di ricchezza. In altri momenti noi abbiamo avuto candidature, più di 2 candidature, che significava anche un dibattito interno più ampio e con il rischio che bisognava eleggere i segretari in assemblea, un tecnicismo interno. Invece così noi il 20 febbraio avremo 5 segretari provinciali, avremo 5 sindaci delle città capoluogo di provincia, avremo 5 segretari delle sezioni dei comuni capoluoghi di provincia, quindi avremo un percorso e un quadro abbastanza chiaro per poter ripartire, riorganizzare e rigenerare il PD in Calabria.